amici di TV Violar, buonasera a tutti. Siamo collegati estemporaneamente dal campo 2 dell'Emilia de Violar, dove in attesa che sul campo centrale scendano Alfredino Suburra e Davide Imbriaco, abbiamo l'onore, il privilegio e il piacere di vedere il riscaldamento pre-match del nostro grandissimo Super Ciccio, eroe del web. Super Ciccio è uno dei giocatori Violar che gode del maggior supporto, successo e ammirazione del pubblico, ma non a caso, bisogna dire che il talento e l'estro espressi dal giocatore di Ladispoli sono assolutamente, eccolo qua, guardate ragazzi, di cidelizia, con colpi di classe sopraffina. E il nostro Ciccio è stato un po' costretto dagli eventi a spostare la sua normale programmazione diurna per giocare in serale il match di torneo. Ciccio, l'avversario gli chiede quanto è alto, 1,90, forse è il caso che gli chiede, dovrebbe chiedergli quanto pesa più che quanto è alto, però. Che cosa ti capita? Serve in volley, sì, quando perdi 20 kg. Ha perso 3 etti, da quando? Da stanotte. Guardate che rovescio, ragazzi, attenzione, Il rovescio di Andrea Fiore naturalmente è inarrivabile, però diciamo che anche Super Ciccio con il suo back, con il suo, guardate che scioltezza, ragazzi, che leggiadria di movimento, che abilità, che, ecco, già si tocca, già sta male, non... ci sta. Ciccio, allora dai, due parole su questo match, dai. È tosta, è sempre tosta, ma a che punto è? Ma che ne so, ma Ciccio che ne sa, lui non gioca. Tabellone C? Sì, io smetto di commentare perché qui è solo un piacere degli occhi quello di poter assistere al riscaldamento di Super Ciccio. Guardate con quanta eleganza, con quanta scioltezza, con quanta disinvoltura lui colpisce la palla. Ragazzi, è studiato in tutte le accademie tennistiche mondiali il tennis di Super Ciccio, perché è quello che produce il massimo risultato con il minimo sforzo. Va bene, noi adesso ci spostiamo sul centrale, dove si stanno già scaldando, hanno cominciato a scaldarsi i due atleti top della serata, cioè David Bryan Imbriaco e Alfredino Suburra. Va bene, Ciccio, due parole per TV Violare e poi chiudo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, ti senti in forma? In forma da così. È bello e buono, è bravo. Con chi hai vinto recentemente? Con il Diablo. Con Mano del Diablo. Ragazzi, un bello scalpo allora. Con Sergio non hai giocato? Doppio addirittura. Mi hai tradito così. Una volta eravamo io e Ciccio, coppia di doppio. Io sono in versione Beckenbauer, è vero. Ebbene sì. Va bene, amici di Pupialar. Arriva il maestro Tommaso. Sì, ma Tommaso, Matteo. Ma siamo in diretta? Siamo in diretta via satellite. Allora vado su, posto di guardarmi Sky, guardo la partita. No, stasera. Non so se sai che la programmazione di Miami è stata sospesa. È stata sospesa perché per via dei match. Sì, era ritardato di un giorno per questo match. Per forza. No, per questo è quello che c'è sul centrale questa giustamente, sera. Giustamente. Senti, come li vedi questi grandi atleti? No, io ho visto un Ciccio lunedì a pranzo contro un Valerio De Santis in formissima e comunque Ciccio l'ha portata a casa. Ma Ciccio a pranzo, nel senso a tavola? A tavola Ciccio è imbattibile. 6-4, 6-4, 6-3. Ragazzi, ragazzi. Valerio arriva a lezione e mi dice: cazzo, ma io non riesco a batterlo. Ragazzi. C'ha sto dritto che mi fulmina ovunque. Eccolo qua, guarda. Buoni a ciel sereno, dicono. Grande tennis. Vabbè, buon quindi tu alleni gli avversari di Ciccio, quindi. Ovvio, perché tutti quanti. Tutti depressi. Va bene. Vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima. Buon divertimento. È loro. Ciao.